Nel corso della puntata in onda il 10 maggio 2023, la Galgani regala un esilarante show e Luca fa una scelta davvero insolita. Luca Daffré fa una scelta insolita a uomini e donne. Il tronista non è arrivato indeciso a fine percorso, in quanto ha semplicemente deciso di scegliere Alessandra, come spiega subito Maria De Filippi. La padrona di casa anticipa ai presenti che uno dei tronisti sta per fare la sua scelta. Tina Cipollari azzarda subito il nome di Luca, cosa che incuriosisce la conduttrice. L'opinionista spiega di aver fatto il nome del tronista perché le è venuto spontaneo, in quanto alla fine sono rimasti solo lui e Nicole Santinelli. Le anticipazioni fanno sapere che nella registrazione successiva anche la bionda tronista ha scelto. Intanto, oggi, Queen Mary spiega ai presenti e al pubblico l'insolita decisione presa da Luca per fare la sua scelta. Vuole che lei entri e non sappia che lui sceglie. Così entra e vede le sedie rosse. Sarà diverso dalle altre scelte, perché sceglie lei punto. Le altre due non sono neanche sedute qui, vuole andare poi fuori lui a parlare con loro. Tina lo vedi già dall'esterna chi sceglie. Vuole che lei entri pensando che sta scegliendo. Maria manda in onda l'esterna, l'ultima. Luca e Alessandra si sono visti in spiaggia, dove si sono nuovamente baciati, più e più volte. Inoltre, Daffré ha presentato alla corteggiatrice sua mamma, attraverso una videochiamata. A questo punto, De Filippi fa entrare nello studio di Canale 5 Alessandra, inconsapevole di tutto. Confermi quello che ho sempre pensato di te, che sei un bravo ragazzo, dichiara intanto Gianni Sperti sul tronista. Alessandra non nota subito le poltrone rosse al centro studio. Se ne rende conto quando scende le scale e appare perplessa, ma molto emozionata. Arriva così il momento per Luca di rivelare alla sua corteggiatrice, con cui ha iniziato e finito il suo percorso, che è la sua scelta.